Difetto ereditario dei filosofi. Tutti i filosofi hanno il comune difetto di partire dall'uomo attuale e di credere di giungere allo scopo attraverso un'analisi dello stesso. Inavvertitamente, l'uomo si configura alla loro mente come una eterna veritas, come una entità fissa in ogni vortice, come una misura certa delle cose. Ma tutto ciò che il filosofo enuncia sull'uomo non è in fondo altro che una testimonianza sull'uomo di un periodo molto limitato. La mancanza di senso storico è il difetto ereditario di tutti i filosofi. Molti addirittura prendono di punto in bianco la più recente configurazione dell'uomo, quale essa si è venuta delineando sotto la pressione di determinate religioni, anzi di determinati avvenimenti politici, come la forma fissa dalla quale si debba partire. Non vogliono capire che l'uomo è divenuto e che anche la facoltà di conoscere è divenuta. Mentre alcuni di loro si fanno addirittura fabbricare da questa facoltà di conoscere l'intero mondo. Ora tutto l'essenziale dell'evoluzione umana è avvenuto in tempi remotissimi, assai prima di quei 4.000 anni che all'incirca conosciamo e durante i quali l'uomo non può essere granché cambiato. Ma nell'uomo attuale il filosofo vede istinti e suppone che essi appartengano ai fatti immutabili dell'uomo e possano quindi fornire una chiave alla comprensione del mondo in generale. Tutta la teologia è basata sul fatto che dell'uomo degli ultimi 4 millenni si parla come di un uomo eterno, al quale tendono naturalmente dalla loro origine tutte le cose del mondo, ma tutto è divenuto. Non ci sono fatti esterni, così come non ci sono verità assolute. Per conseguenza, il filosofare storico è da ora in poi necessario, e con esso la virtù della modestia.